Un paio di pullman provenienti da Furci e zone limitrofe, cariche di residenti pronte a dire ancora no a una nuova discarica per rifiuti speciali non pericolosi. La protesta è in occasione di una conferenza dei servizi convocata dal dirigente regionale Franco Gerardini per dire un'ultima parola sul piano autorizzativo su un ulteriore impianto di 150.000 metri cubi per rifiuti speciali definiti appunto non pericolosi. Ma ultima parola non sarà per una vicenda che ormai va avanti da quasi 13 anni e che vede gli abitanti della zona, quella di Furci, ma anche di un'altra decina di comuni dell'area interna del Vastese ormai esasperati. Noi chiediamo il controllo perché abbiamo paura che la situazione Io sia già andata cominciare a mandare un oltre. accertamento a Poi tutti i quando si riempiono le finanza, discariche, c'è il cerino facile, la benzina si mette fuoco alla discarica, la terza discarica cala e per cui si può riempire di nuovo. L'11 e 12, il 10 e l'11 di agosto è successo questo nel nostro territorio, la diossina a go-go. Non che le comunità come Vasto e San Salvo si disinteressano di una cosa molto anomala, perché va a finire nel Sinello, il Sinello sfocia nella riserva naturale di Punta Verde. Ma c'è stato un incendio. Da una parte un consorzio, il Civetta, che avrebbe dovuto avere uno sviluppo diverso, dall'altra l'appetibilità da parte di privati che su quegli impianti, se si considera anche quello di Cupello, fanno affari. In alcuni casi, secondo le denunce del Comitato Difesa del Territorio Vastese, anche evitando determinati percorsi legislativi. Un pasticcio al quale ora va posto rimedio e in questa conferenza di servizi, negli auspici risolutiva, ma che così non è, già pesano pareri negativi forti, come quello del sindaco di Furci, ma anche dell'ARTA e non ultima quella della sovrintendenza. Intendenza che stamane ha inviato una PEC. Non possiamo più tollerare che ci siano progetti per importare rifiuti da fuori in modo indiscriminato, tanto più che la mega discarica prevista a Furci accoglierebbe dei rifiuti speciali, quindi non siamo più nel campo dei rifiuti solidi urbani che sono gestiti dal consorzio pubblico Civeta, ma ci mettiamo in mano al privato che smaltirà nel giro di 5 anni rifiuti speciali come minimo di tutta Italia, e questo assolutamente non lo vogliamo.